Rieccoci a parlare delle curiosità sul Giappone che sono davvero vere. Pronti a soddisfare la vostra continua curiosità nipponica? Schioccare la lingua è detto staucchi ed è considerato gehin, ovvero volgare. Indicare le persone, yubisashi, non sta affatto bene. Se tremano le gambe mentre si è seduti, si dice che si diventerà poveri. Ciò è chiamato bimbo yuzuri. Secondo Forbes, la persona più ricca del Giappone è Masayoshi Son, fondatore e amministratore delegato dell'azienda giapponese di telecomunicazioni SoftBank. È credenza comune che fischiare di notte attiri fantasmi, mostri o comunque porti qualcosa di poco piacevole. Ciò succede perché in passato, quando dei ladri compivano un furto in una casa, uno rimaneva dentro a zonzare le cose e l'altro faceva da palo. Se vedeva qualcuno avvicinarsi, fischiava per avvisare il complice. L'anno scolastico inizia ad aprile e si conclude a marzo. Nelle cerimonie di apertura e chiusura dell'anno scolastico, infatti, negli anime vediamo sempre la fioritura dei ciliegi, perché non può piovere in queste occasioni, ovviamente. Vicino a Tokyo potete andare a sciare al chiuso a Saitama, Yokohama o Mitsunoguchi. La tempura, prima di diventare uno dei piatti più conosciuti della cucina nipponica, era originariamente una specialità del Portogallo. Se volete saperne di più, guardate il video dedicato. Mario è uno tra i più celebri personaggi creati dalla Nintendo, l'azienda nipponica specializzata in campo videoludico, della quale è considerato la mascotte. Il primo ministro giapponese, Shinzo Abe, si travestì dal famoso idraulico in occasione della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Rio, annunciando che Tokyo ospiterà le Olimpiadi del 2020. I Jikkoku-ken sono appartamenti in cui in precedenza sono stati commessi crimini e sono spesso venduti a prezzi più bassi rispetto a quelli normali. Se non avete paura ad affittarli, potete rivolgervi a Oshima Teru, il più famoso real estate di case infestate, oppure potete vedervi il video di Seba che parla di questo argomento. Pensate che alcuni comici scelgono di vivere in questo tipo di appartamenti per alcuni periodi in modo da creare dei reportage per la TV. Evidentemente i fantasmi hanno presenza scenica. Beh, sicuramente ne hanno di più delle trasmissioni della D'Urso. Il Mimitabu, ovvero il lobo delle orecchie, viene chiamato Fukumimi se è grande ed è associato alla fortuna. La migliore università della capitale nipponica è l'Università di Tokyo. Se volete farci un tour, guardatevi il video dedicato. Anpaman è uno dei più popolari anime del Giappone. La storia racconta di un gruppo di supereroi dalla testa a forma di diversi tipi di pane ed altri cibi che combattono contro Baikinman, ovvero l'uomo muffa. Nel 2005, come afferma la Bandai, Anpaman è stato il personaggio più famoso per i bambini dai 0 ai 12 anni. Egli ha ispirato anche Saitama, il protagonista dell'anime One Punch Man, che lo ricorda sia nel look che nel nome. L'anime di Sazae-san è stato trasmesso dall'ottobre del 1969 e detiene il Guinness dei primati come la più lunga serie mai realizzata, tuttora in corso e trasmessa ogni domenica. Conta oltre 7500 episodi. Beautiful, levati! Il cognome più diffuso in Giappone è Sato. Fu fatto anche un film chiamato Rieru Onigoku, ambientato in un futuro ipotetico nell'anno 3000, dove il tasso di popolazione in Giappone era così alto che il governo decide di uccidere tutte le persone che facevano Sato di cognome. Hachiko fu un cane di razza Akita, divenuto famoso per la sua enorme fedeltà nei confronti del suo padrone, il professor Hidesaburo Ueno. Dopo la morte improvvisa di Ueno, il cane si recò ogni giorno per quasi 10 anni ad attenderlo invano alla stazione di Shibuya, dove l'uomo prendeva abitualmente il treno per recarsi al lavoro. La vicenda ebbe un enorme riscontro nell'opinione pubblica dell'epoca e ben presto Hachiko divenne in Giappone un emblema di affetto e lealtà. Nel 1935, al fedele animale, fu dedicata una statua. Se volete saperne di più, potete guardare il video dedicato. Ma munitevi di fazzolettini! Col termine Ekiben, letteralmente pranzo della stazione, si intende un particolare tipo di bento, ovvero un pasto confezionato per il consumo fuori casa, che viene venduto in Giappone sui treni e nelle stazioni ferroviarie. Molte stazioni giapponesi divennero famose per i loro Ekiben, particolarmente gustosi, realizzati con piatti tipici del luogo. Il periodo d'oro degli Ekiben terminò alla fine degli anni 80. All'epoca i viaggi in aereo erano infatti molto costosi ed i treni erano più utilizzati, anche se più lenti rispetto agli standard odierni. Molti ricorrevano a questo tipo di pasto durante i loro viaggi in treno. Se volete vedere coi vostri occhi degli Ekiben, non perdetevi il video dedicato. Anche le donne non giapponesi possono diventare geisha. In Giappone negli ultimi anni stanno spopolando youtuber virtuali. Se volete vedervi la classifica delle top 10, andate sul video di Seba. In molti appartamenti in Giappone, soprattutto nelle grandi città, non è permesso avere animali domestici. Il Giappone è uno dei paesi col più basso tasso di criminalità. Non è strano vedere qualcuno in certi ristoranti, come quelli di ramen, mangiare da solo. Questo perché specialmente le persone non ancora sposate, quelle che lavorano, non hanno tempo per cucinare da sole e mangiare fuori è spesso meno costoso che cucinare per una persona sola. Molti giapponesi sono superstiziosi e associano, come in anche altri paesi asiatici, il numero 4 alla morte. Molti hotel e condomini non avranno infatti il numero 4 nelle stanze. Se volete saperne di più, eccovi il video dedicato.
Per le strade del Giappone, soprattutto a Disneyland, ma non solo, possiamo vedere il pairuk, ovvero quando una coppia di innamorati o due più amici si vestono con la stessa maglia, look o vestiti coordinati. Quale curiosità vi ha colpito di più? Fatecela sapere nei commenti. E se la vostra fame di curiosità non si è placata, potete recuperare la parte 1 e 2 delle curiosità nipponiche.